molto con me, perché sono sposato in più. Beh, io penso che quello che abbiamo visto qui ha testimoniato come fosse giusto metterli a confronto. Faber e Gaber sembrano lontani, in realtà sono tantissimi punti che hanno di coincidenza, loro, l'assenza di pregiudizio, l'impegno che hanno messo in tutto quello che hanno fatto, l'attualità ancora oggi dei loro messaggi. E intrecciare questa, la loro storia, il loro messaggio, credo che sia stato importante ancora nello spirito di confronto tra le due regioni, Liguria e Lombardia, anche dal punto di vista culturale. E poi ascoltare Neri Marco Reggio e le Dix, che anche loro si intrecciavano nelle loro note con le loro chitarre, cantando reciprocamente Gaber e Faber. Beh, penso che sia stato un momento alto di condivisione e un punto di partenza per arrivare forse a un progetto comune, perché il parallelismo Faber e Gaber regge, tiene, è importante e quindi potrebbe anche portare a un appuntamento fisso. Ve lo possiamo costruire insieme con Regione Liguria, con le due fondazioni che tanto hanno fatto per questo appuntamento, con immagini, con un video inedito ricostruito che parla più di tante parole. Si parla di persone che ci hanno veramente accompagnato, almeno io per quel che mi riguarda, per gli anni che ho, mi hanno veramente accompagnata tutta la vita, quindi anche Giorgio, che ho avuto la fortuna di conoscere bene, quindi mi sta molto a cuore. Soprattutto umanamente erano anche due persone molto vicine, ma anche nei concetti, nei contenuti erano molto vicini, poi li esprimevano in modo diverso, uno in modo più fisico, l'altro meno, proprio più schivo, ma in effetti la pensavano nello stesso modo. Cosa sono dei riferimenti ovviamente per chi fa spettacolo, per chi scrive canzoni, per chi scrive testi teatrali, sono in misura diversa, in modo diverso attraverso le loro manifestazioni, comunque due riferimenti dai quali non si può prescindere in Italia e forse anche allargandoci come modelli, perché entrambi hanno applicato al loro modo di essere artisti un rigore, come dicevo anche poco fa, una ricerca, un superamento di qualsiasi pregiudizio, andare al di là di quello che è il primo pensiero che ci viene, che magari può anche sgorgare dalla nostra paura rispetto all'ignoto, e però superare questa paura, questo pregiudizio, cercare di capire cosa pensiamo veramente in fondo a noi stessi, e se è una cosa che non ci piace cercare anche di modificarla, se si riesce da soli, se non si riesce anche insieme, perché loro entrambi erano appunto questo senso dell'appartenenza, della comunione tra persone, il fatto che loro amassero molto l'essere umano nelle sue contraddizioni è una cosa che avvicina a qualsiasi tipo di pubblico. Li considero due pensatori. Hanno dato molto perché tra l'altro fanno parte di coloro che hanno sdoganato la cosiddetta canzonetta, dando alla musica, alla canzone d'autore, una dignità appunto a livello di pensiero quasi filosofico. E quindi direi che questo tipo di energia, che io invidio molto ai musicisti, ai cantanti, soprattutto, è un'energia che resta indipendentemente dalla presenza dell'artista. Noi attori siamo un po' più legati al momento, il teatro poi in particolare svanisce nel momento stesso in cui è. E invece loro restano per sempre, tanto che mia figlia e forse anche mia nipote fra poco canterà De André senza nessun problema.